Ciao, buongiorno a tutti. Oggi una recensione molto veloce su questa torcia da testa. Ho reputato giusto farla perché è una torcia molto completa che viene fornita di tutto, quindi oltre ad essere utilissima in qualsiasi ambiente, per la caccia, per la pesca, in casa, in caso di emergenza, da lasciare in macchina, e dà l'opportunità di avere le mani libere, perché se appunto si monta perfettamente sulla testa. Intanto viene fornito di caricabatterie come quelli degli smartphone, quindi un normale caricabatterie 5 volte 500 mAh, il suo cavetto per la ricarica, due batterie sono le 18650 da 3,7 volte da 2200 mAh, ma se ne possono mettere anche di più potenti per avere una durata più lunga. E quindi le batterie si possono incastrare al suo interno. Semplicemente in questo modo chiudere il vano batteria che risulterà leggermente impermeabile, non dico che va bene per immersione, ma leggermente alla pioggia, e grazie all'interruttore qua sopra alla lampada si accenderà. Qua abbiamo un piccolo LED di stato, quindi per far vedere quando le batterie sono cariche, e diventerà di un altro colore quando le batterie si stanno scaricando. Abbiamo tre modi di illuminazione: torcia frontale, LED rossi laterali, se magari le usiamo in campeggio per non disturbare quello che ci sta vicino, la persona che ci sta vicino con una grande illuminazione, possiamo usare questi LED. Si vedrà quel poco che basta, ma non disturberà nessuno. Tutti e tre accesi e modello SOS, cioè modo SOS. Come dicevo, per la ricarica è semplicissimo, non abbiamo neanche bisogno di un caricatore, a parte perché vi è qua lo slot per il cavetto micro USB, lo inseriamo all'interno, mettiamo il nostro caricabatterie e siamo a posto, e le batterie si ricaricheranno, quindi avremo sempre la torcia pronta ad ogni evenienza. Come ho detto all'inizio, ho voluto fare questa recensione semplicissima perché la torcia è completa di tutto, non bisogna comprare niente a parte, e quindi la reputo un buon prodotto soprattutto per il prezzo. Il link per l'acquisto su Amazon è in mostra alto sotto le descrizioni. Ciao e arrivederci a tutti.